Vamos a conectarnos ahora con la profesora Laura Ramello, que no ha podido venir aquí, aunque lo deseaba muchísimo, pero ha tenido que quedarse en Turín. Es especialista también de lenguas románicas y nos va a hablar de la vulgarización romance del pseudo-Turpín, ya que ella, con el profesor Marco Picard, desde hace varios años, llevan un proyecto sobre el tema. Laura tiene la palabra. Gracias. Parlerò in italiano, iniziando appunto un po' da un quadro generale sulla cronaca dello pseudo Turpino, che costituisce una delle tessere più significative nel mosaico dei testi fondanti della cultura occidentale europea. Come ha sottolineato Jean-Claude Valcal, infatti, l'immaginario medievale è stato percorso da alcuni grandi miti letterari, dalle storie di Alessandro il Grande a quelle della Tavola Rotonda, che in forme diverse hanno proposto dei modelli finalizzati a spiegare il senso del destino umano. Le vicende legate a Carlo Magno, in particolar modo quelle inerenti alla sua spedizione in Spagna con i tragici sviluppi della battaglia di Roncisvalle, hanno contribuito in modo sostanziale a plasmare ininterrottamente questo immaginario in un arco di tempo che va dalla fine dell'undicesimo a tutto il sedicesimo secolo. L'istoria Turpini ha potuto raggiungere i vertici del mito letterario soprattutto grazie alle capacità di metamorfosi del testo che lo hanno condotto attraverso lo sviluppo di una straordinaria intertestualità a permeare molta parte della tradizione epica romanza. La sua diffusione, infatti, non si limita all'abbondantissimo corpus di versioni, adattamenti, traduzioni documentate in tutta Europa, ma ingloba racconti, ricordi, allusioni che hanno nutrito per molti secoli l'immaginario medievale. Nel corso del tempo la cronaca ha mostrato una sorprendente duttilità che ha fatto in modo che una storia originariamente inserita nel Liber Santi Jacobi per esaltare San Giacomo e il santuario di Compostella venisse in seguito considerata opera autonoma, perdendo progressivamente la connotazione clericale che legava la leggenda carolingia al culto del santo. Intorno alla cronaca, anche semplicemente intorno al personaggio o alla semplice reputazione di Turpino, si è sviluppato un fitto reticolo intertestuale, in cui il racconto originario si è fuso con letture proprie a contesti sociali molto diversi. Come riflessa in uno specchio, l'istoria Turpini si è inoltre confrontata con l'altro grande filone del leggendario carolingio, quello delle canzoni di gesta. Tuttavia, se il tema centrale della lotta fra cristiani e saraceni rimane comune, nella tradizione turpiniana diretta e indiretta il racconto ha sviluppato significati variabili e spesso inattesi, a fronte di un corpus epico rimasto sostanzialmente immobile quanto a tipologia testuale e messaggio veicolato. La tradizione derivata dalla cronaca, invece, appare estremamente mobile perché attraverso l'Europa e i secoli è stata capace di adattarsi a ogni sorta di situazione storica, di genere letterario e di progetto di scrittura. Il testo di Turpino, che inscriveva il santuario di Compostella in una prospettiva europea, legandolo alla leggenda di Carlo Magno con lo scopo di sacralizzare la storia umana, si è presto avviato verso un progressivo percorso di desacralizzazione, adattandosi a contesti storico-sociali diversi, di cui diviene portatore di ideologie e messaggi. Probabilmente è proprio questa la chiave di lettura della longevità del mito turpiniano. La verità religiosa lascia il posto alla verità storica e questo ha offerto all'opera la possibilità di un cruciale salto di qualità, diventare il testimone più noto e diffuso della leggenda carolingia, spesso a discapito delle chansons de geste. Ripresa in numerose opere, tradotta, adattata, richiamata a distanza con allusioni serie o scherzose, essa ha a lungo occupato un posto privilegiato nella cultura occidentale e questo sicuramente grazie alla sua malleabilità.
Dipanare il reticolo della tradizione romanza dello pseudo Turpino significa seguire percorsi che esulano dallo schema standard testo di partenza, testo di arrivo, che caratterizza istituzionalmente il processo traduttivo. Un processo che, al contrario, calato nel contesto della cultura medievale, mette in atto meccanismi che fanno agevolmente scivolare i volgarizzamenti nella dimensione del rifacimento. A ciò si aggiungano le particolari condizioni di trasmissione e ricezione dell'istoria Turpini, che proprio per la sua duttilità spesso si mescola con tradizioni diverse, complicando considerevolmente i tentativi di descrizione e sistematizzazione della tradizione romanza del testo. In effetti, se indagini puntuali sulle singole versioni hanno fatto progredire la ricerca scientifica nel tempo, fornendo le basi indispensabili per le analisi successive, uno sguardo d'insieme che definisca in modo esauriente il corpus romanzo costituisce una prospettiva di indagine piuttosto recente. Gli sforzi in questo senso si sono concretizzati durante lo scorso decennio in due contributi, pubblicati quasi contemporaneamente da due diversi gruppi di ricerca. Uno sulla ricezione europea dello pseudo Turpino, coordinato da Jean-Claude Balcal e pubblicato nei Cahiers de Recherche Medievale Humaniste nel 2013. L'altro, focalizzato sui volgarizzamenti romanzi, coordinato da Marco Piccat e pubblicato negli atti del Terzo Congresso Internazionale della SEMIR. Queste indagini consentono oggi di avere un quadro sufficientemente chiaro della tradizione neolatina, almeno nei suoi sviluppi principali, ma rendono altresì evidente la complessità della tradizione non appena si tenti un approccio focalizzato sui singoli ambiti linguistici, fra i quali quello francese presenta le problematiche maggiori. Il contesto gallo-romanzo offre infatti un panorama che si muove fra due estremi, rappresentati dalla sostanziale linearità nel versante provenzale, che conta oggi un'unica versione a tradizione unitestimoniale pubblicata nel 2001 da Marco Piccat, a cui si oppone una situazione estremamente intricata nei volgarizzamenti francesi, dove i tentativi di sistematizzazione hanno spesso condotto a risultati sconcertanti. Allo stato attuale, la classificazione proposta da Brian Woolage, nel rispecchiare la sequenza cronologica delle versioni che identifica la più antica nella traduzione di Nicolas de Saint-Lys, seguita poi dalla versione Johannes, dalla traduzione anglo-normanna di William de Brian, da due volgarizzamenti anonimi e dalla traduzione borgognona, per un totale di sei versioni a cui Woolage aggiunge quella contenuta nelle Grandes Chroniques de France, appare la più coerente e senz'altro la meno disorientante. Diverso è, per contro, l'impressione che è suscitata dalla classificazione proposta dal Dictionnaire des Lettres Françaises. Si tratta di una classificazione congrua dal punto di vista del numero delle versioni identificate, appunto sei, ma con una cronologia sostanzialmente stravolta. Come possiamo vedere, le versioni D e E, più tardive, sono state collocate ai primi posti, seguite poi da B e C, mentre A, che è la versione più antica, scivola al quinto posto. Non solo, ma questa incongruenza pare dovuta al fatto che nel 1880 Frederick Wolff ha pubblicato queste due versioni anonime con i titoli Chronique de Turpin 1 e Chronique de Turpin 2. Questa titolazione ha inaugurato una tassonomia foriera di gran parte delle ricadute successive. La Johannes, ad esempio, è stata classificata come Turpin III e le restanti versioni sono state classificate di conseguenza. A rimettere un po' di ordine nella questione concorre la proposta di Jan Short, il cui ordinamento ha il merito non solo di rispettare la successione cronologica, ma anche di contemplare versioni che prima non erano state considerate.
classificazione, quindi, che fa lievitare a 15 il numero complessivo. Come vediamo, queste tre proposte evidenziano delle criticità e delle differenze apparentemente inconciliabili, che tuttavia dimostrano, a mio parere, un dato ineludibile. Affrontare la classificazione delle versioni francesi significa avventurarsi su di un terreno estremamente scivoloso, che rischia di vanificare ogni buona intenzione. Ne consegue che il lodevole obiettivo di fornire informazioni il più possibile esaurienti venga spesso tradito da proposte che, anziché chiarire le idee, rischiano di risultare incoerenti. Se questo approccio va ad impattare sui database oggi privilegiati come strumenti di prima consultazione, i rischi di confusione si moltiplicano. Il sito Arlima, sicuramente fra gli strumenti online di elezione per le ricerche bibliografiche nell'ambito della letteratura romanza medievale, presenta almeno 6 schede principali dedicate alle versioni gallo-romanze. Il criterio in base al quale vengono elencate le versioni francesi risulta tuttavia oscuro e comunque lontano dalle classificazioni precedenti. Ad esempio, le versioni Turpin 1 e 2 diventano cinquième e sixième version. A rigor di logica, in base ai criteri cronologici, si dovrebbe trattare della quarta e della quinta versione. Inoltre, esse vengono inventariate all'interno della scheda dedicata alle traduzioni anonime. Questa impostazione presenta almeno 2 criticità. La prima riguarda la scheda madre, che censisce i volgarizzamenti francesi che abbiamo visto prima, in cui esse occupano l'undicesimo posto. Questa è una posizione che nella percezione del lettore rischia di inficiare il giudizio di valore su queste versioni. Il secondo problema riguarda il trattamento della versione Johannes, che vediamo viene collocata al primo posto, seguita dalla version pour Renaud de Dammartin e dalla version pour Michel de Arne. Questa modalità induce a ritenere che si tratti di 3 versioni indipendenti, ma non è così. La tradizione della Johannes è passata attraverso 3 fasi di elaborazione. Nella fase 3, che è quella più ricca e più complessa, si individuano 2 sottofamiglie di codici che vengono distinti sulla base della committenza, rappresentata appunto da Renaud de Dammartin e da Michel de Arne. Come si vede quindi, non si tratta di versioni indipendenti dalla Johannes, ma di un sottogruppo della Johannes. La classificazione di Arlima fa invece erroneamente credere che si tratti di versioni indipendenti. Le informazioni di Arlima, che sono corrette e esaustive nelle schede delle singole versioni, perdono dunque di coerenza e esattezza nel quadro classificatorio generale. I dati illustrati evidenziano, a mio parere, 3 questioni fondamentali che riguardano la tradizione francese. Esiste chiaramente un problema tassonomico che è stato a più riprese affrontato senza che si sia al momento pervenuti a soluzioni definitive. Se la sequenza cronologica appare ormai assodata, i dati sul numero delle versioni non sembrano ancora consolidati. Questo dipende in larga misura dal fatto che spesso la cronaca viene inglobata all'interno di opere più vaste, ad esempio compilazioni a carattere storico. La terza questione riguarda poi il problema della committenza e quindi dell'ambiente in cui le versioni sono maturate. Il contesto storico-culturale che alimentò molti volgarizzamenti francesi sembrerebbe infatti confermare il processo di laicizzazione dello pseudo-turpino, facendo pensare che l'interesse dell'opera fosse improntato più a ragioni di natura politica che devozionale. Mentre per le versioni Turpin 1 e Turpin 2, entrambe anonime riconducibili al nord della Francia, non abbiamo notizia di alcuna committenza, per la Johannes attribuita a Jean de Barastre, maestro di teologia dell'Università di Parigi, i nomi che compaiono nei prologhi rimandano chiaramente all'entourage di Filippo Augusto,
con riferimenti precisi, come abbiamo visto, a Renaud de Dampmartin e a Michel de Ha. All'ambiente dell'alta nobiltà del nord della Francia e dell'Inghilterra normanna rimandano anche la traduzione anglo-normanna di William de Brienne, ricondotta dalla critica alla committenza di Varin, ciambellano dello scacchiere reale sotto Riccardo Cuor di Leone e Re Giovanni, e la versione di Nicolas de Saint-Lys, il cui protettore era il conte Ugo di Saint-Pol, di origine normanna e esponente del gruppo dei baroni ribelli. All'identificazione del background socioculturale che alimentò la fioritura delle versioni francesi si è a suo tempo dedicata Gabriel Spiegel. A suo parere le traduzioni sarebbero state sponsorizzate dall'aristocrazia fiamminga del nord della Francia, di madrelingua francese. L'obiettivo perseguito attraverso questo programma traduttivo sarebbe triplice: illustrare il lignaggio familiare attraverso il recupero di un'ascendenza carolingia, proporre Roland come modello del perfetto cavaliere e Carlo Magno come emblema del perfetto re. Si trattava di un messaggio rivolto chiaramente al sovrano del tempo, quel Filippo Augusto che, grazie all'appoggio del nascente ceto borghese, si stava progressivamente affrancando dai condizionamenti della nobiltà. Dunque, lo pseudo-turpino come antidoto alla decadenza della civiltà cavalleresca e resistenza all'accentramento del potere reale. A ben guardare, tuttavia, l'affascinante teoria esposta da Spiegel offre il fianco a parecchie critiche. La principale riguarda l'operazione mistificatoria che si percepisce nelle sue argomentazioni, in cui, sulla scorta di osservazioni ricavate da un nucleo limitato di versioni, le conclusioni vengono generalizzate all'intero corpus. In sostanza si costruisce a priori un modello interpretativo sulla base dei soli testi che si prestano a essere inquadrati in quello schema, piegando poi gli altri alla stessa decodifica con argomentazioni forzate e spesso in palese contrasto con teorie ben più solide formulate da altri autorevolissimi studiosi, come Ronald Walpole, che, con pregi e difetti, è stato uno dei massimi contributori nell'avanzamento delle ricerche sui volgarizzamenti oitanici dello pseudo-turpino. È evidente dunque che la questione della committenza e quindi del background culturale in cui si è sviluppata l'attività traduttiva della cronaca costituisce uno degli aspetti su cui poco si è indagato finora in modo organico, e questo non soltanto nel perimetro dei singoli ambiti linguistici, ma soprattutto in un'ottica trasversale che tenga insieme il complesso delle versioni romanze. In effetti il quadro socioculturale di riferimento appare elemento cruciale non solo in Francia, ma anche in Spagna. Le traduzioni iberiche rivelano due anime, una orientata in senso religioso e devozionale e incarnata dalla versione gallega, l'altra che rimanda invece a un preciso e lucido disegno politico, come dimostra il volgarizzamento catalano. Quando si esce dal perimetro strettamente devozionale, appare evidente come la ricezione dello pseudo-turpino in Spagna sia andata incontro a resistenze ideologiche. Aspetto questo sottolineato di recente da numerosi studiosi, come Marianne Heiss, Santiago López e Adeline Rucquat. L'ideologia francocentrica di cui il testo è portatore finì per alimentare in Spagna reazioni tendenti a ricondurre nell'alveo nazionale queste vicende storiche, con il sorgere di tradizioni parallele e antitetiche, legate da un lato alla figura del vescovo Teodomiro, scopritore della tomba di San Giacomo, e dall'altro a Bernardo del Carpio, l'eroe nazionale nemico di Carlo Magno. Il preconcetto che permeò la storiografia castigliana e catalana nel XIII secolo rimase forte anche nei secoli seguenti. La contemporanea fase di decadenza del culto di San Giacomo e del pellegrinaggio jacopeo esercitò su questo processo un effetto moltiplicatore, interrotto però verso la fine del XV secolo
dal recupero della tradizione dell'itinerario compostellano definitivamente sancita dalla visita dei re cattolici in Galizia nel 1486. Il nuovo orizzonte politico che si profilò fra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo pose le basi per un clamoroso recupero dell'Historia Turpini, destinato a diventare uno straordinario successo editoriale. L'Historia dell'Emperador Carlo Magno e dello Doce Pares de Francia di Nicolas de Piamonte, pubblicata per la prima volta a Siviglia nel 1521. L'opera è la traduzione dell'Histoire de Charlemagne, composta una quarantina d'anni prima da Jean Vagnon. L'analisi dell'Historia de Carlo Magno evidenzia due elementi cruciali per comprendere le modalità di diffusione della tradizione turpiniana. Raramente lo pseudo turpino viene tradotto per caso. Ogni volgarizzamento è figlio del suo tempo e dunque dell'ambiente socioculturale che lo ha prodotto. Quell'humus che non può essere riduttivamente ricondotto alla sola committenza, che pure vale la pena di indagare. In quanto traduzione orizzontale dal francese allo spagnolo, l'opera di Piamonte conferma la necessità di uno sguardo complessivo e non settoriale sul panorama romanzo, unico approccio che consente di cogliere pienamente l'evoluzione dell'Historia Turpini nel tempo e nello spazio. Nel passaggio da un testo a un altro, le novità non sono mai casuali, ma legate ai messaggi che si intende veicolare. In altri termini, alle diverse istanze traduttive che stanno alla base della trasposizione. Adottando questa prospettiva, nel caso di Bagnon si può osservare come gli scostamenti dalle fonti e gli interventi personali dell'autore trovino giustificazione nella triangolazione fra la committenza dichiarata, Henri Bolognier, canonico della cattedrale di Losanna, l'autore Jean Bagnon e i destinatari ultimi. Vari indizi all'interno del testo inducono infatti a ritenere che il committente avesse commissionato a Bagnon un'opera destinata a Filippo Senza Terra e a suo fratello Giovanni Ludovico di Savoia, con cui intratteneva consolidati rapporti. La traduzione di Piamonte si muove invece fra un polo concreto costituito dalla leggenda carolingia e un altro ideale rappresentato dallo spirito del suo tempo. Essi ne orientano l'attività traduttiva, da un lato guidando il recupero di elementi della saga carolingia originaria integrata con tradizioni più recenti, dall'altro riattualizzando il testo con l'inserzione di dati che rimandano alla fase storica inaugurata dai re cattolici e culminata con Carlo V, nel cui contesto si colloca la propaganda del pellegrinaggio jacopeo, cui Piamonte offre a modo suo un contributo attraverso l'esaltazione di luoghi, oggetti e personaggi. A questo punto si rende necessaria una riflessione. Potrebbe sembrare inopportuno ampliare il censimento delle versioni dell'Historia Turpini a tipologie testuali come quelle appena esaminate, ma non è così. Un'indagine ampia, che tenga conto delle molteplici ricadute della cronaca turpiniana nella tradizione romanza, consente di apprezzarne l'incidenza anche in contesti che diversamente rimarrebbero esclusi. Si pensi ad esempio alla tradizione italiana, che non vanta volgarizzamenti veri e propri. Nonostante il silenzio di Santiago, di cui ha a suo tempo parlato Aurelio Roncaglia, è proprio nel corpus italiano che rimbombano con maggiore insistenza gli echi indiretti della cronaca. Come hanno dimostrato le lucidissime analisi di Maria Grazia Capusso e Jean-Claude Valcavi. Il riflesso mediato, ad esempio, nell'Aquilon de Baviera, compare nella figura di Turpino, che viene presentato come traduttore dei fatti narrati dalla lingua africana alla lingua francese. Ciò dimostra come il nome dell'arcivescovo fungesse da auctoritas indiscussa nella produzione franco-italiana, fra cui spiccano anche I fatti di Spagna, La Spagna in prosa, L'Entrée de Spagne e la sua continuazione, La Prise de Pampelune. L'Entrée può essere legittimamente considerata come un adattamento dell'Historia Turpini dal momento che ne riprende e sviluppa parecchi episodi, in un processo di riorientamento in senso devoto
che vede anche la progressiva metamorfosi di Rolando da cavaliere eroe a paladino profeta. L'evoluzione è particolarmente evidente nelle parti dipendenti dal capitolo 17 dell'Historia Turpini. L'episodio del duello fra Rolando e Ferraù ha goduto di notevole fortuna nella tradizione italiana, con varie rielaborazioni che ne hanno accentuato la dimensione cavalleresco-cortese. Il suo successo, non solo nella tradizione testuale ma anche in quella figurativa, ci conduce ad abbordare un ulteriore aspetto della traduzione dell'Historia Turpini. Non si può infatti dimenticare che la nozione di translatio implica non soltanto la dimensione temporale, spaziale, linguistica e culturale, ma anche i diversi media. Una storia può essere trasposta dall'orale allo scritto, da una lingua ad un'altra, ma anche da un medium ad un altro, ad esempio dal testo all'immagine. Da questo punto di vista, gli studi di Marian Hayes, Marco Piccate e Alison Stones mostrano con chiarezza come l'aspetto iconografico e i rapporti testo-immagine rappresentino un ulteriore fondamentale tassello nel quadro traduttivo dell'Historia Turpini. Senza troppo dilungarmi su questo punto, segnalo come proprio l'episodio del duello fra Rolando e Ferraù abbia goduto di notevole fortuna nelle arti figurative in Italia, come dimostrano ad esempio le sculture del portale di San Zeno a Verona o ancora l'affresco della pretura di Bilate in provincia di Como. O sappiamo in Spagna, nel Palacio de los Reyes de Navarra a Estella. O ancora come l'Historia Turpini, integrata nel roman de Centrofim, venga tradotta iconicamente in alcuni capitelli della cattedrale di Arles, come dimostra l'analisi condotta in un recentissimo studio di Marco Piccato. La complessità del quadro fin qui delineato conferma in toto, a mio avviso, il giudizio che già nel lontano 1965 Ronald Walpole formulava sull'Historia Turpini: «Fameuse chronique qui tourmente depuis le XVIe siècle tout ce qui s'occupe de l'histoire littéraire de la France au Moyen Âge». Le ragioni di questo tormento sono evidenti. Quando non è un vero e proprio rompicapo, la tradizione dello pseudo turpino rivela problematiche dipendenti da una pluralità di fattori. La ricchezza e la fluidità della tradizione manoscritta, il duplice canale devozionale e politico di trasmissione del messaggio, l'integrazione nelle fonti storiche, la mescolanza con testi diversi, le capacità di metamorfosi del testo in relazione al background storico, ideologico e culturale, gli scopi a volte nascosti che ogni singola versione intende perseguire, dimostrano non solo che la ricerca non si può oggi limitare allo studio dei volgarizzamenti in senso stretto, ma anche che richiede il concorso di competenze trasversali, indispensabili per affrontare in modo organico la varietà di implicazioni insite nel testo. Queste sono le premesse da cui è partito l'Historia Turpini Project, in corso di sviluppo presso l'Università di Torino. Si tratta di un progetto di ampio respiro che ambisce a collocarsi nell'alveo delle iniziative di riscoperta e valorizzazione dell'heritage culturale europeo. Il primo passo è stato quello di offrire agli specialisti adeguate opportunità di dibattito e confronto. Questo è stato l'obiettivo perseguito da due workshop internazionali organizzati a partire dal 2018. Il primo, La fortuna dell'Historia Turpini in Europa, status questionis e prospettive di ricerca, tenutosi a Torino il 27-28 novembre 2018. Il secondo, su Turpino e la saga carolingia, intrecci di culture, svoltosi sempre a Torino nello scorso mese di ottobre. Le ricerche presentate nel corso del primo workshop sono state raccolte nel volume L'Historia Turpini in Europa, ricerche e prospettive, pubblicato nel 2019. Gli atti del secondo workshop sono in corso di stampa e vedranno la luce nei prossimi mesi. Le sinergie di ampio respiro che il confronto scientifico ha attivato hanno consentito di consolidare una rete di studiosi in grado di affrontare la complessità dell'irradiazione dell'istoria nel Medioevo occidentale con un approccio interdisciplinare. L'equipe che si è costituita intorno al progetto e da me coordinata conta alcuni fra i maggiori studiosi a livello europeo e non attivi sul campo.
Marianne Eves, esperta della ricezione della materia carolingia in Inghilterra, Andrea Didoni, esperto di epica romanza e dei temi legati alle sue origini, Klaus Herbers, esperto dell'età carolingia e della diffusione del culto jacopeo in Europa, Santiago Lopez, esperto di tematiche legate all'epica e al cammino di Santiago, Elisabetta Nicola, esperta della tradizione francese e responsabile della parte informatica del progetto, Marco Piccat, curatore dell'edizione della versione provenzale e esperto di letteratura iconica, Adeline Roucoy, specialista di storiografia medievale spagnola e esperta del pellegrinaggio jacopeo, José Manuel Sánchez, esperto di storia medievale e specialista di Medieval Heritage e di storia del pellegrinaggio, Alison Stones, esperta di storia dell'arte e specialista dei codici miniati, Jean-Claude Valcal, esperto della ricezione franco-italiana degli storia turpini e, non ultima, Leslie Zarker Morgan, esperta delle canzoni di gesta franco-italiane. Il team ha al momento definito tre focus di indagine principali: la produzione di edizioni filologicamente affidabili con precedenza per le versioni inedite, l'identificazione del background culturale dei testi e dei loro legami con la tradizione jacopea, la realizzazione di un archivio digitale della tradizione turpiniana che contenga versioni, tradizione manoscritta, bibliografia di riferimento, eccetera. Questo obiettivo si è concretizzato nel primo prodotto del progetto, cioè il sito web, che è consultabile online a questo indirizzo. Oltre ai dati istituzionali, ad esempio la pagina dedicata al team di ricerca con i relativi contatti, le sezioni che lo compongono, che saranno in versione plurilingue e verranno progressivamente ampliate, intendono offrire una banca dati sulle fonti manoscritte, i testi, gli studi, oltre ad aggiornamenti sull'attività dell'equipe, per esempio convegni o pubblicazioni. Il progetto è aperto alla collaborazione con università, centri di ricerca, enti e istituzioni europee, singoli studiosi e in generale a tutti i promotori di iniziative di riscoperta delle radici storico-culturali dell'Europa, coniugando ricerca di base e ricerca applicata nella valorizzazione dell'heritage attraverso la creazione di una rete di stakeholders accademici, culturali e economici. In tal senso, i legami con il Cammino di Santiago, riconosciuto dal 1987 dal Consiglio d'Europa come itinerario culturale europeo, fanno dell'Historia Turpini un chiaro esempio di patrimonio immateriale che attraverso il binomio viaggio-letteratura presenta straordinarie potenzialità di sviluppo nel quadro del literary tourism. Anche alla luce dei drammatici eventi di questi giorni, la necessità di mettere in campo esperienze e energie intellettuali che contribuiscano al recupero delle comuni radici si impone come tema sempre più urgente. Vi ringrazio.